Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a Caccia di Dividendi. Oggi parliamo di IPO, perché il fenomeno unicorno che ha inaugurato massicce raccolte di fondi per le start-up negli ultimi 10 anni sta letteralmente prendendo il volo e si sta manifestando in un'ondata record di IPO. Questo lo afferma l'analista di PitchBook Cameron Stanfield, in parte grazie alle migliaia di miliardi di dollari di capitale di rischio spesi nell'ultimo decennio. Secondo Stanfield, la tendenza degli unicorni a ottenere valutazioni alle stelle nel mercato pubblico non è destinata a raffreddarsi neanche nel 2022. Un vero record. Pensate che sono 2.388 le aziende che hanno raccolto 453 miliardi di dollari quotandosi nel 2021. Si tratta del volume di affari annuale più alto di sempre, secondo Ernst & Young. Anche negli Stati Uniti il volume degli affari ha battuto i record, con quasi 1.100 società che si sono quotate e hanno raccolto circa 260 miliardi di dollari. Alcuni esempi: l'exchange di criptovalute Coinbase, la piattaforma di intermediazione online Robinhood, la rivale di Tesla Rivian, sono state tra le aziende che più hanno affascinato gli investitori, alimentando un'ondata record di offerte pubbliche iniziali e quotazioni dirette. Ma noi investitori come possiamo andare a guadagnare con le IPO? E soprattutto, cos'è un IPO? Allora, piano, andiamo a vedere tutte queste cose. Nel video andremo anche a vedere quali saranno le IPO più interessanti per il 2022, ma ovviamente parliamo di cos'è un IPO, partiamo dalle basi e poi andremo anche a vedere come è possibile investire in una IPO. Per inciso, se avete domande, mi raccomando, non esitate a scrivere nei commenti perché ho intenzione di continuare a parlare di IPO anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché è un terreno minato, un terreno ovviamente pieno di rischi e vi voglio comunque accompagnare per evitare di fare grossi errori. Allora, diciamo IPO, ovvero IPO, è l'acronimo di Initial Public Offering, ovvero è la prima vendita di titoli emessi da una società. Prima dell'IPO la società viene definita privata, perché le sue azioni sono disponibili solo agli investitori iniziali. Dopo l'IPO, la proprietà delle azioni viene immessa in un mercato più vasto, sulla borsa. Per questo, l'offerta pubblica iniziale viene anche chiamata, ammissione in borsa, oppure si dice anche diventare pubblici, scusatemi. Quali sono i pro e i contro degli IPO per le aziende? E poi andremo a vedere anche quelli per noi investitori. Tra i pro dell'IPO, chiaramente, ci può essere, diciamo, la possibilità di attirare capitali enormi. Un esempio: l'IPO di Alibaba è stata fatta nel 2014 con lo sbarco sul NYSE, sul New York Stock Exchange nel 2014, fruttò più di 20 miliardi di dollari. Entrare in borsa poi aiuta ad aumentare l'esposizione, il prestigio, a migliorare l'immagine pubblica di una società. Quindi le IPO possono far crescere magari anche le vendite, i futuri profitti dell'impresa e chiaramente fornire anche una valutazione più accurata dei titoli. Per le aziende che però decidono di sbarcare in borsa esistono anche degli svantaggi. Entrando in borsa una società si assoggetta alle norme, alle leggi di un organo direttivo, di conseguenza deve rendere pubbliche informazioni finanziarie, la contabilità, il bilancio, le imposte, i profitti, che magari possono essere anche sfruttati dai concorrenti. Inoltre, le IPO rappresentano un costo significativo per la società che chiaramente deve anche rendersi presentabile agli osservatori esterni. Prima di vedere alcuni esempi e prima di vedere come poter investire nell'IPO, però parliamo di un concetto molto molto importante, il lockup, e tenetelo bene a mente, quindi molta attenzione. Il lockup è un periodo appena successivo all'IPO, durante il quale gli investitori che sono già azionisti hanno il divieto assoluto di vendere le proprie azioni, ragion per cui sono sottoposti a una restrizione nel trading. Tipicamente questo periodo di lockup dura tra i 90 e i 180 giorni, cioè tra 6 mesi, e
si usa per non inondare il mercato di azioni della compagnia, siccome coloro che sono già azionisti, inclusi anche i lavoratori, i manager dell'azienda stessa, ovvero gli stakeholder interni, potrebbero avere la tentazione di monetizzare e vendere la propria partecipazione azionaria. Parliamo adesso di prestazioni, perché chiaramente quando vogliamo investire lo facciamo per guadagnare. Questo mi sembra più che logico. E le IPO possono essere allettanti come un biglietto della lotteria. Questa è l'affermazione di Lindsay Bell, Chief Market Strategist di AliInvest. Tuttavia, è difficile prevedere quali saranno i boom e quali saranno i fallimenti. Come fare quindi per limitare questi rischi? Lo vedremo subito, ma prima vi faccio un paio di esempi, proprio per vedere quali sono i rischi, che ci possono essere nell'investire nell'IPO. In questo primo grafico possiamo vedere l'andamento di Coinbase. Pensate che Coinbase è sbarcata in borsa con un prezzo di IPO di 250 dollari. Il prezzo è schizzato subito alle stelle. Ha raggiunto anche un massimo di 429 dollari per azione, poi è letteralmente capitolato nelle settimane e nei mesi successivi, arrivando anche a un minimo di 208 dollari per azione. Nuova crescita verso la fine del 2021 e nuovo ribasso agli attuali 219 dollari per azione. Quindi possiamo vedere come un'azienda famosa come Coinbase abbia in realtà avuto un andamento non particolarmente positivo in borsa dopo l'IPO. Secondo esempio, Doximity. Penso che in pochi di voi conoscono questa azione. Si tratta di un'azienda che offre servizi di networking online per medici professionisti. Prezzo di IPO 26 dollari per azione. Possiamo vedere come il prezzo dell'azione sia subito iniziato a salire, arrivando addirittura a un massimo di 107,79 dollari per azione. Poi di nuovo l'azione, lo possiamo vedere nel grafico, ha iniziato a scendere nuovamente agli attuali 45,29, prezzo che comunque si colloca ben al di sopra del prezzo iniziale di IPO. Però è interessante vedere come il massimo sia arrivato proprio alla fine del termine del periodo di lock-up, quindi proprio di quel periodo di cui parlavamo in precedenza. Quindi abbiamo visto in realtà anche l'importanza di investire proprio in maniera corretta, e non è sempre facile quando si parla di IPO. Ok, prima di passare a guardare le IPO più interessanti del 2022, chiediamoci come poter fare per investire nelle aziende che si quotano prima ancora che sbarchino sul listino, quindi per cercare di non perdersi anche i rialzi che ci sono nel giorno successivo in preda alla febbre da IPO. Per chi volesse avvicinarsi a questo mondo, la soluzione potrebbe essere rappresentata da Freedom 24. Vi metto anche il link, non è un referral link, vi metto il link in descrizione a questo video. Si tratta dell'unico broker europeo che permette di investire in IPO. Offre inoltre un accesso diretto alle azioni quotate negli Stati Uniti, un team di analisti specializzato sulle IPO con rendimenti medi di oltre il 60%. E questo, secondo me, è l'aspetto più interessante di Freedom 24, proprio quello di potersi avvalere di un team di specialisti che se ne intendono alla grande di IPO. Inoltre, Freedom 24 mostra affidabilità in quanto regolamentata dalla SEC, dalla BaFin, dalla SIC, ed è inoltre un'azienda quotata sul Nasdaq, e potete anche andarvi a vedere come sta andando l'azione di Freedom 24. Averlo saputo prima, ci avrei investito qualcosina anch'io. Perché affidarsi a specialisti? Perché chiaramente abbiamo detto prima, le IPO sono piene di rischi. Vuol dire investire in aziende che non hanno uno storico in borsa, sono difficili da valutare da parte del singolo risparmiatore. E anche se l'azienda è valida, come abbiamo visto per Coinbase, le valutazioni magari potrebbero essere anche elevate e i ritorni, chiaramente nel breve medio periodo, chiaramente negativi. E per fare una corretta valutazione bisogna analizzare dati, bilanci,
che per un'azienda di nuova quotazione sono anche difficili da andare a reperire. C'è poi un'altissima volatilità nelle fasi iniziali e, lo ricordiamo, non tutte le IPO si concludono con risultati positivi. Da qui appunto l'importanza di avere eventualmente un team di analisti che ci possono aiutare, senza chiaramente la garanzia di successo al 100%, nella scelta delle migliori opportunità, consapevoli chiaramente che non tutte le operazioni saranno profittevoli. Abbiamo quindi visto come non tutte le IPO si comportano bene nel lungo periodo. Ecco perché una delle strategie che offre Freedom 24 attraverso i propri analisti è quello di andare a investire in modo regolare e uniforme nelle IPO e vendere le azioni dopo la fine del periodo di lock-up. Abbiamo visto in precedenza proprio l'importanza di questo periodo. È proprio a questo punto che molte aziende mostrano la crescita massima. Inoltre, investendo regolarmente in molte IPO, l'investitore chiaramente diversifica i rischi, perché l'orizzonte di investimento è di soli 3 mesi e nuove IPO escono regolarmente. Ad esempio, investire in 2 IPO di altro profilo porterà sicuramente a un rischio elevato, perché nemmeno gli analisti più esperti trovano facile prevedere il comportamento del mercato. Se invece investi in 20 IPO durante l'anno, il rischio naturalmente viene distribuito e anche se alcune delle IPO falliscono, le altre le compensano. In questo modo si ottiene il rendimento del 60% circa che viene descritto sul sito di Freedom 24. E quindi quali potrebbero essere le IPO che potrebbero spaccare il mercato nel 2022? Vediamone alcune. Allora, sicuramente Discord, un servizio di chat online, una valutazione che potrebbe aggirarsi attorno ai 15 miliardi di dollari. Sembrava che ci potesse essere un colloquio con Microsoft, era partito l'anno scorso, per un'acquisizione attorno ai 10 miliardi di dollari. Il CEO ha anche ammesso che hanno ricevuto diverse offerte. E tra l'altro CEO Jason Citron, che ha anche venduto, pensate, una startup di giochi nel 2011 per 104 milioni di dollari, quindi non è proprio l'ultimo arrivato. Citron l'ha definita come un'enorme opportunità per l'azienda e per i suoi circa 150 milioni di utenti attivi, però al momento non ha ancora annunciato piani specifici. Seconda IPO che potrebbe essere interessante è quella di Instacart, valutazione che potrebbe aggirarsi addirittura attorno ai 50 miliardi di dollari, ma il nuovo CEO Fiji Simo ha rinviato i piani a quest'anno. Doveva, poteva esserci l'anno scorso, ha deciso di rinviare i piani per aiutare ad ampliare i servizi oltre la semplice consegna di cibo. Terza IPO che potrebbe essere interessante, quella di Reddit, colosso dei social media, esploso nel 2021 con i meme azionari, ha puntato a una valutazione di 15 miliardi di dollari. Poi ancora Stripe, che potrebbe essere una mega IPO, valutazione che potrebbe addirittura superare i 100 miliardi di dollari. Per più di un anno il processore di pagamento fondato dai fratelli Collison ha prospettato un IPO per accelerare la crescita con denaro fresco da raccogliere sul mercato. Quindi questo diretto concorrente di PayPal a settembre avrebbe parlato con le banche di investimento di un debutto sul mercato quest'anno. Se i fondatori decidessero di fare il grande passo, Stripe diventerebbe facilmente una delle più grandi IPO ad approdare sul mercato. Infine voglio nominare anche Trump Media. L'ex presidente Donald Trump ha abbagliato gli investitori dopo aver annunciato a ottobre l'intenzione di rendere pubblica la sua società di social media tramite SPAC, capitalizzazione che potrebbe aggirarsi attorno ai 2 miliardi di dollari. Insomma, abbiamo visto tanti esempi di nuove IPO che ci potrebbero essere nel 2022, tanti esempi di eventuali e potenziali guadagni elevati, ma chiaramente anche di tanti rischi dietro l'angolo. Ci potrebbero essere altri IPO, non so, TPG, TikTok, Databricks,
Insomma, potremmo essere davanti ad operazioni con un orizzonte temporale sicuramente di breve termine e ad alta profittabilità. Però mi piace anche ricordare che alti profitti attesi e non sicuri vanno sempre a braccetto con anche elevati rischi. Come detto, quindi se avete domande al riguardo sulle IPO o se volete condividere alcune vostre idee, scrivetemelo nei commenti perché comunque ho intenzione di continuare a parlare di IPO perché, come detto, è un terreno pieno di rischi, è facile mettere un piede in fallo, si dice, quindi fare una mossa sbagliata e io vi voglio guidare attraverso i vostri investimenti nella maniera più sincera, più corretta, in modo tale che spero, mi auguro di aiutarvi quantomeno a non perdere soldi e magari anche a gestire al meglio i vostri risparmi. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like e se siete nuovi di questo canale, iscrivetevi anche al canale, magari attivando la campanellina. Per oggi abbiamo finito. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!